Invece chiederti chi ti ha fatto il look, Luca Tommasini? Perché? Non lo so. Perché mi leggo la prossima clip che parla dei look di Luca Tommasini. È stato Malgioglio. Guarda che bravo che sono. È stato Malgioglio. Allora, guardiamo. Ad X Factor, un grande ritorno. La messa in scena. Costumi, luci, ballerini, geniali trovate sceniche. L'ultima puntata ha sancito il rientro in grande stile di Luca Tommasini. I risultati si sono visti. Chi non ha avuto un moto di stupore davanti al leggero volo di Chimera? Che eleganza, che originalità. Un'esibizione dove musica e spettacolo si sono sposate perfettamente. La messa in scena ha trionfato per efficacia e chiarezza. Ma sarà stato sempre così? Non è facile dirlo. Certo è che alcune esibizioni ci hanno posto degli interrogativi, dei quesiti che ad oggi non sembrano trovare risposta. In puntata, per esempio, Nathalie si è cimentata in pazza idea di Patty Pravo. Guardiamola. La camera ci regala un intenso primo piano. Occhi azzurri, sguardo sensuale. L'immagine sembra azzeccata. Poi però l'inquadratura si allarga e inizia il mistero. Di chi sono i calzini di Nathalie? Che cosa volevano suggerirci gli esperti d'immagine con questa scelta? Nathalie sapeva di indossare quei calzini? Quesiti che ci lasciano perplessi, quesiti che non hanno risposte univoche. Ma Nathalie è solo l'inizio, perché durante la serata i misteri si infittiscono. Perché dietro a Stefano che canta c'è un uomo che ha in groppa un elefante bianco? Perché quello stesso uomo tiene in mano una 24 ore? Quanto può pesare quell'elefante? Ha un nome? A chi appartiene? Le domande sono tante. Che cosa beve Nevruz di così indigesto da sentire l'impellente necessità di sputazzare sul palco? Che cosa nascondono i Chimera sotto i pantaloni? E ancora, chi ha lavato le magliette degli effetto Doppler? Non possiamo che finire con Dorina, alle prese con un pezzo di Tina Turner. Dorina è truccata da Panda Rock. A metà tra Paul Stanley dei Kiss e un Pierrot. Quale connessione c'è tra Tina Turner e di Kiss? Gli stylist volevano forse suggerirci una torbida relazione passata sotto silenzio. Misteri insondabili, misteri che non accettano risposte. Questo segreto lo detiene solo Luca Tommasini, che noi salutiamo e ringraziamo per il suo lavoro. Bravo Luca! Perché ci regali un grande show, ma noi ne siamo felici. Ma che anche segreto? Se qualche volta qualche domanda ce la facciamo anche noi. Ma che segreto c'è dietro Luca Tommasini? Secondo me tanti segreti. Luca Tommasini tantissimi.